Buongiorno e benvenuti o ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa. È da un sacco di mesi che manco, sono stata super impegnata con il lavoro, questo ve lo accennai forse in un ultimo video che ho mandato sul canale, se non il penultimo. E ho passato tutta l'estate a lavorare ritmi non stop e quindi di video non sono più riuscita a pubblicarne neanche uno, nel mentre sta arrivando il sole, quindi mi tiro un pochino su. Dicevo, vediamo, questa inquadratura è bruttissima. Ok, scusate la luce, ma è mattina presto e ho i figli che stanno ancora dormendo perché domani inizia la scuola e quindi li lascio dormire finché possono. Comunque, dicevo, ho passato tutta l'estate a lavorare, quindi veramente di video non sono riuscita a farne neanche uno. Ed è ritornato il momento. Adesso sono un po' più tranquilla, ho ritmi di lavoro dove si può respirare un po' di più e niente, poi vi ho fatto un piccolo sondaggio di che video, da quale video potevamo ripartire da settembre e ha vinto un bel Clean With Me. Quindi eccoci qua, anche perché casa mia necessita di pulizie estreme, molte. Allora, siete pronti a vedere il disagio più totale? Un bagno che ha necessità di essere pulito super 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 a fondo, ma lo faremo tornare super 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 pulito. Ed eccoci qua. Allora, vi spiego velocemente perché non voglio che sia lungo questo video. Allora, qua vabbè, il bagno è sempre quello, non è cambiato niente, tranne che allora questo mobile non è stato qua tutt'estate, l'ho messo io adesso perché questo ce l'avevo in sala. Poi vabbè, l'avete visto girare ovunque anche questo mobile, perché voglio metterlo lì. Voglio metterlo lì al posto di questo perché ho necessità di avere un cassetto in più per il bagno e questo poi lo metterò da un'altra parte. Comunque, allora, lavandino, qui abbiamo ancora le cose. Sono andata a fare un weekend dopo la stagione lavorativa pesantissima. Ho deciso di regalarmi un weekend, sono stata 2 giorni a Como, bellissimo, veramente merita. Como è una città bellissima come tutte le altre dell'Italia. E quindi mi sono proprio regalato un weekend con i miei figli e questi sono ancora qua da sistemare. Ci sono dentro comunque medicine, creme, insomma, la zona beauty, diciamo, la parte cosmetica. Qua c'è, voi non lo vedete, ma il lavandino che è super 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 sporco. Qua ci sono tutti i prodotti da sistemare. Poi andiamo a pulire anche qua dentro perché è tutto in disordine. Poi vi faccio vedere velocemente anche qua così capite già quello che voglio andare a fare. Allora, qua vedete che regna il caos, cioè non so se lo vedete, ma regna letteralmente il caos. Ci sono assorbenti in giro che sono da sistemare, creme di scorta, vari prodotti che prendevo e buttavo là così proprio, cioè prendevo e li cacciavo dentro. Qua ci sono dei medicinali da sistemare, qui ci sono gli assorbenti lavabili che devo sistemare, ci sono le mie extension da sistemare, vedete, insomma, c'è proprio un totale disordine. Anche lì c'è il mocio, una ciabatta, l'altra non so dove sia. Poi dopo andrò a togliere le tende perché vanno lavate, sono sporchissime. Qui ho ancora la maglietta del lavoro da sistemare, un prodotto per le sopracciglia da sistemare, devo cambiare l'acqua alla pianta. Insomma,
Insomma, i vetri li faremo in un altro momento. Poi la doccia è super incasinata. Ci sono tutti i prodotti da sistemare. Come potete vedere, ok, vi faccio anche la panoramica di qua. Insomma, necessita di pulizie. Lì c'è un fazzoletto, il tappeto che è da cambiare, il pavimento, voi non lo vedete, ma è super 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 sporco. Là c'è la carta degli assorbenti. Adesso piano piano vedo le cose in giro, aiuto. E poi lì ci sono i vestiti da portare su da lavare. E poi anche qua bisogna fare il cambio perché ovviamente andremo a metterli lì dentro. Insomma, poi vabbè, anche i resti dei sanitari da sistemare, da pulire, disinfettare, c'è da fare. Adesso vado a prendere il come si chiama? Il cavalletto e ci mettiamo all'opera. Eccomi, ci ho messo un bel po', poi ci sono è arrivato il corriere, si è svegliata la bambina, insomma, un sacco di imprevisti. Però dai, piano piano ce la sto facendo, eh. Allora, adesso vi faccio vedere qua la differenza. Ho sistemato tutto, ho fatto passare tutto scatola per scatola, ho guardato cosa c'era dentro, ho ordinato bene il tutto, ho buttato via le cose che non, o erano scadute o insomma non c'entravano più niente e ho fatto una bella pulizia, è tutto super in ordine, ho pulito dentro e perfetto, ho messo gli assorbenti al loro posto, sia quelli usa e getta, sia quelli lavabili, e poi ho messo a posto anche le mutande mestruali. Quindi per quello è tutto, allora, tutto in ordine, insomma. Anche qualcosa di make-up che era in giro l'ho messo qua, qui tengo tutto il reparto make-up. Ed è tutto, 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 tutto in ordine. Sono super soddisfatta di questo angolo. C'è dell'armadietto. Qui, vabbè, è rimasto come prima. Ho semplicemente, come si dice, tirato fuori e pulito. Dopo vado a mettere le salviette. Qui sto finendo di sistemare, anche qua ho fatto passare tutto, c'erano dentro delle cose che aiuto, quindi ho buttato via, ho pulito dentro, anche qua ho sistemato bene e niente. Poi ho sistemato un po' la doccia, ho messo via tutti i prodotti, mi mancano quelli che ovviamente li rimetto in doccia appena l'ho pulita bene. E poi qua sono andata a riempire tutti i cassetti, c'è l'intimo, i vari prodotti, spazzole, tutto il reparto per capelli, creme, cremine e così via. E niente, qua ho rimesso le mie cose e basta. Adesso vado a pulire i sanitari, vado a dare una bella disinfettata ai sanitari. Non so se riuscite a vedere, ma è super 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 sporco. Vado a mettere anche il disgorgante nei tubi, vado a togliere tutti i capelli che ci sono dentro, vado a dare una bella pulizia anche allo scarico. E poi vabbè, i prodotti per la pulizia di solito li metto fuori dalla finestra, questi come vi ho detto li rimetto in doccia e niente, passo la scopa ovunque
poi prima di andare a letto lavo bene bene bene, do una bella disinfettata anche al pavimento, e domani mattina la prima cosa che faccio appena i ragazzi sono a scuola, vado a togliere tutte le tende di casa e le lavo, faccio una bella lavatrice, ho anche un bel po' di lavatrici. No, allora aspetta, le tende io le lavo a mano, poi faccio le lavatrici, ecco, questo volevo dire. E niente, dai, avrei anche il calorifero da pulire, ma lo farò in un altro momento, perché avrei anche tutta la polvere da fare sopra, ho l'acqua da dare alla pianta, ho le porte da pulire, ma step by step vi farò vedere tutto. Adesso concentriamoci sulla pulizia dei sanitari. Quindi, musica. Allora, siamo a un buon punto, praticamente ho finito, mi manca solo il pavimento, ma questo lo faccio off camera. Tanto sono passati i miei cani, non so se riuscite a vederli. Aspetta, no, sono passati di qua. Eccola lì, una e uno, due. Comunque, adesso ho pulito, come potete vedere, il davanzale. E anche qui poi dovrò pulire molto bene qua dentro, ma lo farò quando farò il video dedicato alla pulizia di finestre, davanzali e persiane, perché necessitano anche loro. Comunque sono andata a pulire tutto, ho dato una bella disinfettata, ma poi farò la pulizia profonda appunto più avanti. Poi sono andata a mettere i miei prodotti, io li lascio sempre fuori da quando i miei figli sono molto molto piccoli. Per essere super tranquilla, io li ho sempre messi fuori dalla finestra, che così non correvano il rischio. E da allora ho il vizio, diciamo, tra virgolette, ho il vizio di lasciarli fuori. Mi trovo molto molto comoda, anche perché sono qua, io so che sono qui, non c'è pericolo con i ragazzi. Adesso sono grandi, però comunque, e poi non mi vanno a ingombrare troppo, diciamo, all'interno degli armadietti. Io li lascio qua e sono perfetti. E niente, adesso intanto lascio un po' la finestra aperta, perché come avete visto c'è una bellissima giornata e faccio anche il cambio d'aria. Volevo farvi vedere, allora, qua che ho sistemato tutto anche qua. E poi ho cambiato gli spazzolini, il dentifricio l'avevo qui, l'ho messo in questo barattolo di vetro. Questo lo uso per o bere oppure per sciacquarmi la bocca dopo che ho lavato i denti. Lo trovo super comodo, vabbè, il deodorante e la crema. Qua non mi sembra vero, è tutto bello pulito, super luccicante come piace a me. E anche qui vi avevo già fatto vedere che ho sistemato tutto bene. Abbiamo fatto anche la finestra. Domani mattina, dopo che ho portato i ragazzi a scuola, tolgo tutte le tende e le lavo. La doccia finalmente aveva bisogno di una bella pulizia. Ho pulito in profondità anche lo scarico con un attrezzo che poi magari più avanti vi farò vedere. Adesso l'ho buttato via perché faceva davvero schifo. Mi trovo molto comoda a prenderli sul sito di Shein. Ci sono quelle tipo spazzole lunghe, sottili, che vanno molto bene per gli scarichi, tirano su tutti i capelli. Guarda, ho fatto una super pulizia anche lì dentro. Dopo andrò a mettere il disgorgante, lo faccio stasera così agisce tutta notte. Comunque sono andata a pulire tutto bene. Questo l'ho preso sul sito di Shein, super super comodo.
Lì ho messo balsamo e shampoo e bagnoschiuma. Questo è quello per il scare, come si chiama? Quando si intoppa l'acqua, questo è super comodo, lo tengo sempre qua. E niente, qua super pulito, super in ordine. Ho portato giù anche la scatola dei fazzoletti, però così non mi convince, non, come estetica, diciamo, non mi piace, preferisco vedere tutto lineare. Qua mi sono dimenticata di cambiare l'acqua, di pulire tutto il vaso della pianta. Avevo già pulito i sanitari quando me ne sono accorta e mi spiaceva sporcarli, quindi la prossima volta che devo pulire il bagno, prima cosa, devo assolutamente pulire il vaso e pulire le radici della pianta. E poi devo aggiungere anche l'acqua, sto vedendo, questo lo faccio subito. Comunque qua ho sistemato tutto bene, vabbè, a parte il cavalletto, quello sparisce, anche i sanitari, questo l'ho pulito in super profondità e anche questo. Adesso vado a disinfettare lo spazzolino del water e direi che come pulizie, dopo mesi, mesi, mesi di duro lavoro, dove la casa veramente l'ho sacrificato, l'ho proprio abbandonata a se stessa, direi che è un ottimo inizio, ma fatemi sapere voi sotto qui tramite commento cosa ne pensate. E niente, a parte quelle due o tre cose, ma questo lo faccio off camera, devo mettere anche le salviette pulite e dare l'acqua alla pianta. Ci vediamo la prossima volta in un nuovo video. Ciao, prossimo video. Ciao.